Grazie, buongiorno a tutti. Sono onorata di essere qui presente soprattutto per un'iniziativa che mette insieme le diverse realtà. E questo è molto importante. Ci sorgoglio come donne quello di riuscire, al di là dei vari settori merceologici, di avere una comunanza di vedute. E in tutti gli interventi che mi hanno preceduto, devo dire che la mia presentazione verrà facilitata perché molte delle cose sono state dette. Anche noi abbiamo uno slogan. Lo slogan è Space Makes Your Dream. And we dream of a modern society with gender equality and inclusion. Cioè la modernità è il nostro obiettivo. Cioè, un tempo fa un collega mi ha detto: in effetti avremo realmente raggiunto la verità quando non ne parleremo più. Ed è questo quello a cui tentiamo noi una società moderna. La società, eccolo qua, la rovellina, non era il... La nostra associazione è un'associazione europea che però, come le altre associazioni abbiamo visto oggi, nasce negli Stati Uniti nel 1985 e ad oggi supera i 2000 membri e 80 corporate, ed è una società naturalmente no profit, quindi basata sul volontariato. Noi nasciamo in Europa quasi 10 anni fa. L'anno prossimo compiremo i nostri 10 anni e sono previste una serie di attività, commemorazione, anche per dare evidenza di tutte le attività che facciamo nel contesto europeo. Devo dire che la nostra associazione è molto attiva, perché è l'associazione che coinvolge molto più di quella americana anche l'estensione negli altri paesi. E qui vediamo il Canada, che è nato subito dopo la nostra in Europa, l'Africa, e io stessa sono stata protagonista della Guadalupe in Messico con questa attenzione mostrata sia dai paesi dell'America Latina che dai paesi asiatici, quindi con il Messico e il Giappone. Quindi alla fine noi siamo quello che a cui stiamo tendendo è quello di essere una piattaforma rappresentativa a livello mondiale di quelle che sono le esigenze nel settore e la presenza, aumentare sempre di più con sostegno nelle STEM, della presenza delle donne in questo settore, in cui confermo è un settore decisamente maschile. Io quando ho iniziato 30 anni fa Fiorella era con me ed eravamo veramente pochissime donne nell'ingegneria. La nostra associazione è stata fondata dalla dottoressa Di Pippo, che probabilmente molti di voi conoscono, e viene dall'Agenzia Spaziale Italiana, poi ha lavorato anche in ESA e attualmente è direttore dell'UNOSA, e da Claudia Kessler, che è invece CEO di una società che fornisce i servizi per l'Agenzia Spaziale Europea. Siamo partiti che eravamo un pool di persone di 30 membri. E ad oggi siamo più di 540, 24 corporate e 12 local group. La nostra mission è quello di essere un ambasciatore per quanto riguarda la presenza delle donne nel mondo spaziale. Devo dire che siamo un'organizzazione riconosciuta dalle varie realtà europee e ancora una volta, come abbiamo visto anche dalla collega per quanto riguarda le Women Engineer, i nostri obiettivi sono quelli di promuovere lo sviluppo di professionalità nel settore, riconoscere anche i raggiunti obiettivi in posizioni apicali da donne, fornire visibilità tramite eventi strategici o comunque conferenze internazionali, ispirare uomini e donne. Non abbiamo preclusione di genere, perché l'obiettivo è quello di cambiare l'approccio, e se vogliamo ottenere questo non dobbiamo ghettizzarci,
ma dobbiamo aprire e coinvolgere sempre di più gli uomini nella partecipazione di una complementarità per quanto riguarda queste discipline, soprattutto per quanto riguarda l'esterna. E supportare la gender equality e role model per le nuove generazioni, perché è evidente alla palisiana che i role model, che essendo un mondo prettamente maschile, i role model sono dei modelli al maschile che hanno penalizzato il più delle volte la crescita delle donne in questo settore. Quindi quello che proponiamo è quello non di promuovere la presenza delle donne in un modello maschile, ma promuovere la complementarità di questi modelli che portano realmente a una crescita e al raggiungimento di una società moderna. Qual è il nostro programma? Noi assegniamo annualmente degli award per le due classi di donne, le outstanding, cioè le donne che si sono distinte, che sono presenti in posizioni apicali, e studenti e young professional, per i quali diamo anche un contributo economico su delle idee e progetto che presentano a seguito delle nostre call che diciamo ogni anno. Abbiamo anche dei grant che sono importanti per aprire al mondo scientifico e dell'industria anche i giovani partecipando, dando il contributo di partecipazione alle conferenze. E poi operiamo molto su tutto ciò che riguarda il supporto alla crescita professionale, e questo si può fare in tanti modi: con un networking, con mentoring, training, lecture, vari elementi in cui portiamo non solo l'esperienza delle donne, di quali vi porto la mia esperienza, in cui le ragazze ne sono veramente affamate, perché non conoscono questo mondo sul quale si dovranno affacciare un domani e che viene rappresentato come un mondo principalmente maschile, tranne gli episodi delle astronaute che hanno fatto un po' trainato la presenza delle donne in questo settore. Ma il settore tecnico-scientifico, che è molto più duro, cioè partire proprio dalla base, ingegneria, perché fare ingegneria di sistema non significa essere obbligatoriamente un ingegnere, ma la cosa importante è promuovere la crescita nell'ambito dell'esterna. Qui vi faccio vedere alcune foto, perché nelle varie nostre interviste io sono responsabile direttore delle communication. Per me è un lavoro completamente nuovo, perché io vengo da un background tecnico-scientifico e attualmente mi occupo di marketing strategico, quindi rientro nella casistica che era stata identificata prima, in cui c'è una maggiore presenza delle donne. Però operiamo, è stata per esempio, noi avevamo un format di comunicazione, di essere presente allo ESI ogni anno con un breakfast alla mattina, che era diventato un po' una situazione di club in cui c'erano naturalmente invitate tutte le maggiori agenzie spaziali, accademie e così via. Quest'anno abbiamo rivoluzionato il tutto con il nostro stand come Women in Aerospace, organizzando anche degli eventi. Beh, vi posso dire che è stato un successo, perché abbiamo coinvolto molto molto più uomini e donne, non c'era senza alcuna differenza, si sono avvicinati a noi entrambi i generi, quindi il fatto che c'era scritto Women in Aerospace non è stato un limite. Perché la cosa importante, quello che proponevamo, era una piattaforma dove ciascuno, e soprattutto i giovani, potevano avere accesso a grandi industrie, ad accademie o altro, che appena laureati non è così facile, non è semplice.
due cenni sulla struttura organizzativa. Naturalmente, pur essendo una società non profit, abbiamo un'associazione da governare in maniera tale da poter produrre dei benefit per i nostri sia corporate che individual membership, e siamo organizzati con una struttura, con un presidente, e attualmente c'è una vacancy per quanto riguarda il CER, quindi ad interim Luisella Giulicchi. E abbiamo, come potete notare, non è soltanto costituito da donne. Abbiamo il treasurer, che è un uomo, Mark Hapner, è uno scienziato, e abbiamo una donna inglese come board secretary, e io sono come direttore delle communication. Abbiamo un direttore della ricerca che è stato creato l'anno scorso perché ritenevamo molto importante anche cercare di dare visibilità su quello, con dei progetti reali sul campo, e quindi ideare delle nuove ricerche che siano di stimolo ai giovani ad intraprendere, invece a non fermarsi davanti agli ostacoli e intraprendere una carriera tecnico-scientifica. E abbiamo un direttore per quanto riguarda le relazioni internazionali e istituzionali. Ah, c'è il tempo e tiranno. Vabbè, vado molto velocemente con tutte quante le altre. Siamo presenti come corporate, io lavoro in Thales Alenia Space, quindi, e siamo i maggiori contributori come Platinum, perché la mia azienda ha sempre creduto in questioni di genere. E io ho realizzato 2 anni fa un video in cui ho chiesto la partecipazione solo dei primi livelli, per un valore simbolico, perché era un commitment che loro prendevano nel dichiarare le motivazioni per le quali ciascun corporate era presente nelle Women in Aerospace. E il mio capo al suo tempo disse che avrebbe aumentato con 3 donne la presenza nell'Excom. Ad oggi vi dico che ha mantenuto la parola. Ci sono 3 donne come capo delle communication, capo delle strategie e capo delle risorse umane. Naturalmente abbiamo anche delle partnership con accademie, scuole internazionali, e i local group sono la nostra presenza sul territorio, perché noi operiamo in networking, quindi per avere un contatto diretto con la base abbiamo definito dei gruppi locali. Gruppi locali che ad oggi siamo 12 nelle città dove c'è una maggiore rappresentanza di attività in ambito spaziale, e io sono presente anche come co-leader nel gruppo di Roma, che è stato fondato nel 2013, e che vedete qui la rappresentazione in cui c'è circa il 30% da parte delle industrie, il 15% delle istituzioni e il 20% proviene dalla ricerca. Abbiamo anche fatto degli studi per quanto riguarda la gender equality, e non mi dilungo oltre perché è venuto fuori quello che è stato già descritto nelle precedenti presentazioni, e quindi posso dirvi che il 24% soltanto è rappresentato da donne per quanto riguarda le science and engineering professional. Qui abbiamo fatto anche un'analisi su più livelli, guardando anche le posizioni apicali, cioè quelle massime di un premio Nobel. Beh, le donne sono rappresentate per il 3%, vorrei dire qualcosa. In Italia potete vedere da questa forbice che, come è stato dimostrato l'inizio, che è la parte di studi, le donne hanno una professionalità molto alta, e man mano che si va avanti nella carriera, quindi nel progredire verso ruoli di professore associato e full professor, vedete che questa forbice diventa molto molto grande e c'è una discesa da parte delle donne.
E questo avviene un po' dappertutto, non solo al mondo della ricerca, al mondo industriale, ed è l'elemento principale sul quale noi postiamo le nostre riflessioni. Ci sono anche dei dati ISTAT in cui si dice che la nostra presenza è soltanto del 15% rispetto al totale. E questo l'Italia purtroppo non si pone molto bene, anche in un contesto europeo. E poi non parliamo, abbiamo fatto un'analisi anche per la gender pay gap, ed esiste, cioè tutti ne parlano, però con dati alla mano. Questo è un'evidenza che poi è ancora più presente nel mondo industriale rispetto al mondo istituzionale, in cui si riporta una media di 200 euro al mese di differenza fra un uomo e una donna nelle stesse posizioni. Questa è un'ultima slide che mi piace in particolare, perché è una slide che a volte suscita l'ilarità da parte dei nostri colleghi uomini, perché è un'analisi fra performance e anni, fatta nei due gender, uomini e donne, ma che io sottopongo a riflessione anche della Feder Manager e della Leonardo, non a caso, perché devo dire che noi, essendo 67% francese e 33% italiano, godiamo anche di un approccio rispetto ai livelli di carriera che è differenziato, ma abbiamo un grosso limite in Italia che si chiama dirigenza. Guardate da questa analisi che cosa ne viene fuori, che dall'età più piccola uomini e donne procedono alla stessa maniera. Poi c'è a un certo punto, che è intorno ai 40 anni, in cui le performance dell'uomo diminuiscono notevolmente rispetto a quello delle donne. C'è un motivo rispetto a questo, e sono stati studi, questo è uno studio del 2009 fatto negli Stati Uniti, ed è da addurre alla capacità di ascolto che hanno le donne, proprio perché io dico sempre che una donna è multitasking, perché ha la capacità, nasce, deve assumere sempre più ruoli, non le è dato di poter orientarsi solo su uno, e quindi ha sviluppato quella sua capacità di ascoltare, interiorizzare e migliorare se stessi e migliorare gli altri. Ed è per questo che però guarda caso quanto le donne potrebbero dare il loro massimo sono fatte fuori dalla carriera, perché sono ormai anziane, così come sono state definite. E con questo chiudo. Noi abbiamo il nostro sito web, quindi se volete, se siete curiosi, e siamo presenti anche sui vari social media. Ormai la politica si fa sui Twitter e sui vari social media, anche noi ci siamo dovuti adeguare. Potete trovare anche il nostro video, molto interessante, lungo ma interessante, perché porta le dichiarazioni dei maggiori CEO delle industrie, quali Thales Aerospace, Airbus, SES e altro, ed è anche delle agenzie spaziali come l'ESA, l'ASI, la DLR, il CNES e così via. Vi ringrazio dell'ascolto e... Thank you.